Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Giacone XVAPU. Ciao! Quest'oggi siamo qui con un prodotto veramente, veramente eccezionale. Profile RDTA by Wotofu. Ed eccoci qui ragazzi con il Profile RDTA di Wotofu. Prodottino veramente veramente bello. Rainbow, colore rainbow, colore black. Vi farò vedere il rainbow. Confezione classica di Wotofu, dove abbiamo la colorazione, la descrizione del contenuto della confezione e le solite avvertenze che ormai siamo abituati a vedere sulle scatole degli atomizzatori. All'interno troviamo il nostro atomizzatore, contenuto della confezione, o-ring di ricambio, viti di ricambio, pin BF, strip di cotone. All'interno abbiamo sia le 6 mm che le 3 mm, rope per il pescaggio del liquido per l'RDTA di ricambio, quindi sono due, il solito tool per curvare la mesh, chiave a brugola esagonale per montare il pin, un fondello che adesso vi faccio vedere cosa serve, due coil in cantalla 1 che sono una frame staple Clapton da 0,33 finale e la bustina con tre mesh. Trovate la Extreme, la Turbo e la nuova mesh che hanno presentato per questo prodotto, manuale di istruzioni e cacciavitino a stella, che in questa confezione non ce l'ho. Allora, Profile RDTA, prodottino veramente veramente valido, tanti tanti troveranno da dire perché praticamente è stato fatto un Frankenstein di tutti i profile fatti finora. Però nonostante sia stato fatto un Frankenstein, è stato fatto veramente come si deve e inoltre finalmente abbiamo un tank che funziona bene e non ci dà problemi o di allagamento come lo Unity o comunque di gorgogli che aveva il Profile Unity. Allora, drip tip 810 con anellino estetico, cap con presa dell'aria. Qui la presa dell'aria, sono ritornati alla presa d'aria del primo Profile, non si sono ispirati all'aria del Profile 1.5. ora ve lo mostro. Come potete vedere, o tutto aperto o le due in basso e quella in alto chiusa, oppure parzializzando a metà l'intero foro come era sul primo Profile uscito. Sul barrel abbiamo questi due dentini che vi serviranno per l'inserimento corretto quando dovete appunto installare il barrel. Cosa succede? Voi girate, quando arrivate nel punto di inserimento, in automatico il barrel va giù. Smontando, come vedete qui ho ancora la turbo installata delle varie prove che ho fatto. Smontando il deck, abbiamo accesso alla parte inferiore dove abbiamo le quattro rope che pescano il liquido divinamente. Qua all'interno abbiamo la nostra vasca, io qua ho la versione praticamente quasi finale e qua all'interno ho un vetro in Pyrex. La versione definitiva non avrà il Pyrex ma avrà il PPMA, un vetrino in plastica molto resistente. Io prendo questo fondello, lo invito qua, vado a sostituire il pin e ci metto il pin normale perché come vedete qui c'è un pin bottom feeder e abbiamo un Profile RDA, né più né meno. Passiamo al deck perché anche il deck è stato rinnovato rispetto ai vecchi Profile. Qui è stato mantenuto il pick del Profile 1.5 con la classica molla, ma sono state cambiate le clamp di fissaggio e inoltre, come potete vedere qua, ci sono quattro fori. Questi quattro fori servono per l'inserimento delle coil.
Quindi io posso decidere se effettuare la mia rigenerazione con la mesh utilizzando queste clamp e andando a chiudere queste viti, oppure utilizzare le resistenze andando ad aprire e a serrare quest'altra viti. Io ora lo proverò in versione RDTA, quindi vado a smontare il fondello, vado a rimettere la parte di serbatoio, inserisco le rope. Ulteriore cosa, qua possiamo notare l'alloggiamento del cotone che è stato fatto apposta in questo modo per appunto inserire bene il posizionamento del cotone. Qua notate due fori, uno qua e uno qua. Ovviamente questo è per il refill del liquido e questo è lo sfiato, quindi non avete nessun problema di refill. Per questa rigenerazione utilizzerò la nuova Next Mesh Clapton, che adesso vi provo. Le prove di questo prodotto le ho fatte con la Turbo perché la conoscevo molto bene dal Profile 1.5. ora vi faccio vedere la nuova mesh che hanno ideato, che non è nient'altro che una mesh con un filo di Clapton in mezzo e non una maglia unica. Il posizionamento della mesh è sempre uguale rispetto agli altri Profile, non è cambiato assolutamente nulla. Diamo una piccola attivazione. L'inserimento del cotone è uguale agli altri Profile, non è cambiato assolutamente nulla. Spluffiamolo un pochino. Tagliamo sempre come siamo abituati, come eravamo abituati sul vecchio Profile. E andiamo a posizionare. Ovviamente manteniamo il foro di refill e il foro di sfiato liberi. Come potete vedere, le chubby della maggior parte delle boccette ci entrano benissimo. Perfetto ragazzi, ci vediamo con la mia testa pelata con la prova di svapo. Allora ragazzi, Profile RDTA by Wotofu. Come avete potuto vedere la visione dall'alto, ha messo assieme alcune cose degli svariati Profile. Il barrel dal primo Profile, il deck dal Profile 1.5 e dall'1.5 anche il fissaggio della mesh. In più hanno introdotto, per chi lo volesse usare con le coil, un buon sistema per il fissaggio delle coil rispetto ai vecchi Profile, che comunque dovevate bloccare la coil dove normalmente ci mettete la mesh. La possibilità di togliere la vaschetta dove voi ci mettete dentro il liquido per usarlo come RDTA e usarlo come un normalissimo dripper, un prodotto che però, anche se sembra un Frankenstein di tutti i Profile, funziona alla grande, e le ROP dell'RDTA, ma io volevo sapere una cosa, assorbono in un modo spaventoso. Ma non è che fa solo estetica, no? Cioè funzionano. Funzionano. E anche cioè bene. Ti portano sul liquido. Ti portano sul liquido e di brutto. Perché non sono poi collegate, sono libere. Sono libere. No. La domanda normalmente è, ok, le rope ti portano sul liquido, però è un sistema mesh dove tu ci devi mettere tanto cotone. Quindi te ne danno 4 apposta. Ci sono 4 rope appunto per pescare tanto liquido. Parecchio liquido. E in più, spluffando bene il cotone e tagliandolo come ho fatto io, che voi basta che lo appoggiate, avete voglia, ma beve veramente. È gigante, eh? La nuova mesh che avete visto prima nel dettaglio, e è la prima volta che la provo, perché io questo prodotto l'ho provato solo e esclusivamente con la Turbo, che la conoscevo molto molto bene dal Profile 1.5. ci stiamo provando il Mr. Arms di G-Spot, che ovviamente se conoscete G-Spot sapete che loro progettano liquidi solo esclusivamente su mesh, quindi qual è prova migliore con un liquido così? Salutiamoli intanto salutiamo G-Spot, salutiamo anche Wotofu, già che ci siamo, salutiamo Wotofu che ci ha dato la possibilità di recensire questo liquido, questo hardware. 60 watt. Allora io ho la regolazione dell'aria con la prima riga chiusa, come ero e come sono abituato a usare
con il primo profile. Com'è Nello? È gigante, eh? È veramente gigante, una cosa così è veramente... Ma scusa, le rope di che cosa sono fatte? Acciaio. Ah, in acciaio, e te lo portano su liquido, siamo sicuri? Sì, come? Ah, che buono, va bene. Devo dire che sotto un certo punto di vista a me il sistema d'aria del primo profile mi piaceva di più, perché rende... esce che è una bomba, perché avete un'aria leggermente più chiusa, più da flavor appunto rispetto al profile 1.5, che aveva i fori più grossi, aveva un'entrata di aria maggiore e quindi era più da crowd. Questo è proprio come il primo, buonissimo, per me è troppo grosso, però vedi che pesca, però sì, almeno sembra di sì, continua a pescare. Io praticamente sono arrivato a svuotare totalmente il serbatoietto e avere giusto una linea di liquido che ovviamente non pescava più, ho dovuto girare sotto sopra. Quindi scusa un attimo, se io tiro si apre come un dripper? Sì. Beh, andare un po' di tiri li abbiamo fatti, probabilmente pesca. Cosa vi devo dire? Adesso quei due dentini che ho fatto vedere, se tu giri, in automatico fa plac. Ok, semplice da chiudere. Io devo dire che lo promuovo alla stragrandissima. Buonissimo. Perché rispetto allo Unity, qui di perdite non ne hai. E tutto questo insieme delle cose, diciamo, positive dei vari profile presentati che li hanno messi in questo prodotto hanno fatto 100. Io adesso sto parlando solo del liquido, ma il liquido esce benissimo, quindi il prodotto è ottimo. Alla fine è un profile con col tank sotto. Il primo tank era un gran tank, però aveva problemi che se non eri proprio bravo a rigenerarlo ti pisciava. È da cremoso, comunque tendente molto al cremoso. Adesso vogliamo fare una prova ad aprire tutta l'aria. Ah, io stavo chiudendo prima, è aperta tutta, già così a me sembrava tanto aperta. È solo un pochettino più arioso, ma come aroma non perde, non vabbè, perde, no, minimamente. Un Atom che ne vale la pena, cioè se fa uscire tutti i liquidi così alla fine è un profile, dai. E la nuova mesh, pensavo che questo ibrido con praticamente un cavo di Clapton fosse una cavolata, invece rende. Rende molto bene. E funziona bene. Un ottimo prodotto. Io alla fine lo sapete che ormai con gli sti Atom qua non ci bazzico più. Io credo che sia un profile col tank sotto, quindi è comodissimo. Posso dire che è comodissimo, poi la resa aromatica è quasi come un profile alla fine. Anzi, è come il profile. C'è troppa nebbia, pardon. Quindi io consiglio. Io ve lo consiglio vivamente, perché appunto Wotofo ha messo insieme in un prodotto tutte le cose buone dei prodotti precedenti. Che aveva fatto un bel lavoretto, anche se è un po' gigante, eh. È un po' grandicello, eh. Però magari messo su una side by side, se ci sta. Se ci sta potrebbe essere... Io vado in giro anche così, non interessa. No, io no. Va bene bastardi, seguite Wotofo, provatelo, diteci qualcosa sotto nei commenti. Provatelo perché è valido. Hanno realmente tolto la pecca dello Unity, se vogliamo chiamare una pecca. Anche perché poi una volta che avevate imparato a rigenerarlo funzionava perfettamente. Però questo è più alla portata di tutti. Ringraziamo Wotofo. Salutiamo Wotofo e basta. Ci vediamo col prossimo video. Seguiteci su tutti i social. Sì. Con l'ultima svapata di Stefanello nell'obiettivo. Sì. E te dici? Va bene, ciao. Too long, I've been building walls around me. Keep my distance so you never know too much about me. Trying to keep you out, 'cause I love my safe space.